Numero 18. No, non è 18, numero 17. 17. Buongiorno, quelli. Buongiorno, mi nascondo qua nel bagno perché di là in cucina Enè e Mirko stanno giocando. Non vi dico come hanno ridotto lì dentro la cucina. È un disastro, ma finché stanno tranquilli li lascio fare. Io, come sempre, sono impegnata nelle mie cose di tutti i giorni, lavatrici, asciugatrici, pulisci bagno, queste cose qui. In più, prima ha suonato il corriere. Ha suonato il corriere, Daniele mi ha detto, vedi che consegnerà Amazon, non aprire perché è il tuo regalo di Natale. Ora, la faccio vedere, l'ho dovuto pure nascondere che ne apri, apri come sempre. Eccolo, qui c'è il mio regalo di Natale, sentite? Che cos'è? Non lo so, ma sapete qual è la cosa più brutta? Che io ancora non gliel'ho preso. Sono ancora tra l'altro indecisa su alcune cose perché Daniele fa il compleanno il 12 gennaio e ogni volta questi giorni a cavallo di Natale, Befana, il suo compleanno mi frega sempre anche da un punto di vista del budget, quindi sono un po', vabbè, a parte tutta l'indecenza, vabbè, sono un po' indecisa sulle cose da, su cosa prendergli, però io entro stasera devo assolutamente fare l'ordine, vediamo quello che esce fuori. In più oggi dovrebbe finire abbastanza presto, diciamo così, di lavorare, e siccome gli altri giorni non si sa a che ora invece finisce, perché potrebbe anche arrivare a casa per le 19, devo stilare la lista del menù del 24, del 25, del 26 ed andare a fare la spesa, quantomeno il grosso. Poi se dovesse mancare qualche cosa va bene, perché qui il 24, intorno tra le 13 e le 14, tutti i negozi chiudono e rimarranno chiusi anche il 25 e anche il 26, quindi devo per forza fare tutto quanto adesso. Non ci capisco niente, ce la posso fare. In più con Enè e Mirko purtroppo le cose vanno sempre più a rilento. Oggi poi Enea, non vi dico come è stato pestifero, perché veramente lo è stato. Anche a pranzo ha fatto una storia. Alla fine non ha voluto mangiare e dopo un'ora si è preso un pezzo di pizza che era rimasto ieri sera che era nel forno. Va bene, quindi adesso velocemente devo svuotare qui questa asciugatrice, piegare tutti questi miliardi di calzini, pantaloni, bodini. Vado. Buongiorno.
Buongiorno. Chiudiamo. Andiamo a vedere che c'è Mirko che sta piangendo. Cosa è successo? Attento. Cosa è successo? E in più dicevo, svuoto quella e devo fare quell'altra. Devo vedere di preparare. Che fai? Che fate? Che state facendo? Qua. E quindi questo, adesso devo fare queste cose qui. Intanto vi faccio vedere quello che vi dicevo, come hanno giocato in maniera tranquillissima. Ecco, hanno smontato praticamente tutto. Oh, palline, guardate, che bello. Chi è stato tra i due? Chi? Chi è stato tra i due a fare tutto questo casino qua, questo macello? Cocò è stato? È stato Cocò? Ah, sì, così, ha fatto in questo modo. Tu devi toglierti Ciuccio, però. Ecco, bravo, perfetto. Che fai? Vieni, Mirko, vieni. E vieni. Dai, prova. Il copione, va bene, quindi fatemi sbrigare queste cose perché appunto il problema, cioè, più o meno sul menù sono abbastanza, insomma, qualcosa in mente ce l'ho, però ovviamente non è completo, quindi devo vedere di fare questa lista e va bene, quindi ci vediamo sicuramente quando ormai si sarà fatto buio, tanto questi vlogmas sono tutti quanti in notturna. Cosa c'è? Ma non è ancora finito il vlog. Non è che tu già devi salutare. Perché? Che c'è? Che c'è? Dai. Ci vediamo dopo. Go. Ah, aspetta. Dobbiamo far vedere pure Willy, sì. Willy è lì. Digli, ci vediamo. Ci vediamo dopo. Ciao. Qua. Sono le 8:25 e vi devo dare un aggiornamento. Noi eravamo belli belli pronti per andare a fare questa spesa. In qualche modo ero anche riuscita a preparare, diciamo così, una lista che mi sembrava abbastanza soddisfacente. Però abbiamo avuto un piccolo imprevisto
che non, alla fine non abbiamo fatto la spesa. Praticamente, per fortuna eravamo tutti già fuori. Daniele ha chiuso la porta, però ha lasciato inserita la mia chiave all'interno. No, non è che è colpa tua, dico, è rimasta inserita la chiave all'interno, cosa che generalmente non fa niente perché la chiave gira lo stesso. Solo che questa volta non ha girato, quindi siamo rimasti bloccati fuori. Per fortuna eravamo appunto però tutti fuori. Perché la chiave dentro è rimasta Sì, è rimasto. laterale, invece di Si è essere messo. dritta, era messa in diagonale, quindi ha bloccato la serratura. Sì, ha bloccato la serratura. E questa è una cosa che non. Tieni questo, amore, tieni. Questa qui è una cosa che non funziona come in Italia, come uno prende e dice, vabbè, dai, chiami il. Chi si chiama? Il fabbro. Chiami il fabbro, non succede niente. Chi invece sta in Germania sa cosa succede perché c'è, non lo so, forse una sorta di. Ma di questa cosa, come si di traduce? combriccola Come si traduce questo gesto? Non lo so, però avete capito. c'è una combriccola. Per queste cose, se ti succede, sono bei bei soldini. Io so di connazionali che hanno speso chiamando poi quelli che si occupano proprio di questo, che non sono fabbri, e anche 300-400 euro per aprirti la porta. Ma per fortuna è venuto in nostro soccorso il papà di Max, che era lì, che poverino Daniele mi ha detto che è anche caduto dalle scale, io non me ne sono accorta, che ci ha aiutato, riuscito ad aprirci la Sì, con porta. una chiave inglese Con una chiave ha inglese. dato due botte, ma proprio leggero leggero, ha fatto tan tan e si è spostata la chiave dietro e ha lasciato giusto lo spazio per girare il cilindro. Per fortuna Per fortuna, insomma, e per fortuna siamo riusciti a entrare. Tieni, nell'attesa noi siamo stati poi giù da loro, infatti dovevamo andare a fare la spesa, ma alla fine Enea si è messo a giocare con sì, Max. alla fine ci siamo messi lì a Siamo bere amaro amaro. del capo, liquore alla liquirizia, Sì, quindi noi abbiamo portato il ci hanno cuore. aperto il caffè, io non so come è stato possibile, ragazzi, vi giuro, tutte queste cose, aspettate, da tempo io sto cucinando, quindi tra i bambini, tra questo rumore non avrete capito quasi niente, io non so come è possibile, mi sono anche sparato una figura di. Cioè ero con questa tazza del caffè, cioè stavo parlando, a un certo punto mi è rimasto il manico in mano, mi è caduto pure il caffè. Io non so come ho potuto farlo, comunque io ho anche scassato una tazza, che poi mi veniva in mente una canzone di un tizio che era alla corrida e quindi mi sono dovuta trattenere dalle risate perché era un signore anziano che cantava, era in dialetto la frase, però diceva hai rotto le tazze a casa mia perché vieni a rompere le tazze a casa mia, E tu sei andata a rompere le con il tazze. doppio senso perché le tazze non erano proprio le tazze, ma io ho rotto invece le tazze, io ho Ha rotto rotto le tazze la a casa casa mia. mia. Ha rotto. Ma chi ha visto la corrida, forse questo signore se lo ricorderà, ho rotto le tazze a casa sua. Abbiamo poi fatto un patto tra me e lei. Lei si chiama Mariana, e Smirko, paura. Abbiamo fatto, dicevo, questo patto, lei mi ha detto, se tu mi insegni la cucina vegana, in cambio io ti aiuto con il tedesco. Mi sembra un patto abbastanza equo e giusto, quindi si potrebbe, perché no, anche fare questa cosa. E ora stavamo pensando con Daniele di invitarli qui, anche così anche un modo per ringraziarli. Una delle mie cenette. Ora vediamo in questi giorni di festa, non lo so come sono messi loro più che altro. E quindi questo, per fortuna è andata bene, ci siamo risparmiati così Con ad i occhio. soldi della spesa ci siamo E risparmiati, vabbè, era quelli sono solo rimandati. rimandati a domani. Mannaggia, io me l'ho già preparato con il giubbotto antiproiettile. Io credo che veramente ci siamo risparmiati
almeno quei 350 euro. Sì, sì, minimo 350. E non è, non, è un, non è un modo di dire, perché veramente chi sta in Germania sa cosa c'è dietro questa delle chiavi. Non mi chiedete perché, ma qui sulle chiavi, boh, fanno perché queste cose. Sono chiavi centralizzate. Sì, sono, aprono, sono serrature diverse, sono, serrature sono anche la chiave. Con la stessa chiave tu apri porta, portone. Sì, sì, qua loro... Sì, ripeto perché non so se lo sentite, qua ad esempio con la stessa chiave si apre porte, portone, quindi sono diciamo chiavi e serrature diverse, però per l'appunto questo comunque, ma per fortuna ci è andata bene, quindi questo che dire, niente, è andata così, domani è un altro giorno, però adesso è arrivata la fine di questo vlog, è stato un vlog un po' così, ma va bene, noi siamo quindi pronti per... Enea già è lì che mamma fa. Mamma rotta tazza la casa delle gente, della gente. Cioè, sì, è pronto. Siamo pronti. La casa. Siamo pronti quindi per salutare. Eccolo qua. Ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Buonanotte. E togliete la chiave da dietro la porta. Fai pure tu il ciuccio. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. A domani. Vai, saluta il tuo amore. Dici buonanotte. Ciao, 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 ciao. Chiudi.